Amici di Milano Web TV, siamo con Stefano Usai, The King, il giocatore più titolato e quello che ha vinto di più della Federazione Italiana Football Sala. Insomma, tantissimi premi Pallone d'Oro, tantissimi riconoscimenti, e per questo anche la Federazione Italiana Football Sala ti ha dedicato un docufilm, insomma, molto interessante, nel quale sono raccontate un po' tutte le tue imprese con il football sala. Insomma, sicuramente molto interessante. Le mie peripezie, là. Esatto. Ma quando ti sei praticamente riconosciuto come The King? Quando ti è venuta questa ispirazione? Ma è una domanda abbastanza difficile, in realtà, capire esattamente il momento in cui... Ma allora, potrei dirti che... Allora, racconto un aneddoto della mia infanzia. E... è capitato quando ero ragazzino, che mi trovavo all'oratorio con classica partita oratoriale di calcio, e non ti saprei neanche dire se fosse calcio a 11, a 7, a 5. All'epoca si giocava tutto. Le dimensioni erano quelle del campetto dell'oratorio, quindi. E c'è una cosa che mi ricordo come se fosse ieri. E a un certo punto giocavano i papà insieme appunto ai ragazzini. A un certo punto si alza una palla a metà campo e vedo mio padre che guarda questa palla, le va incontro, salta, spicca, come dire, un volo, se vogliamo chiamarlo così, e fa una sforbiciata, quindi una rovesciata in perfetto stile, tipo CR7, ecco, e la palla, insomma, colpisce benissimo la palla col collo del piede e finisce contro la traversa. E la scena che mi ricordo è che mentre mio padre stava ricadendo al suolo, tutti i genitori, i ragazzini, sia quelli che erano in campo che quelli che guardavano la partita, si sono quasi fermati invece che guardare la palla dove fosse finita a guardare mio padre. E allora in quel momento lì io da ragazzino ho pensato, sono rimasto, diciamo, pure estasiato da questa situazione e ho pensato che questa cosa l'avrei voluta anch'io, che anch'io un giorno avrei voluto fare un qualcosa di particolare, ecco, un qualcosa che giustamente tu dicevi. Adesso la federazione mi ha fatto questo enorme piacere di raccogliere un po' il tutto in un film documentario. Diciamo che forse, se vogliamo dare un senso a tutto, The King è nato proprio in quel momento lì, su quel campetto di periferia, insomma, che di pianezza. Avuto una buona ispirazione, insomma, no? Visto la carriera che hai fatto poi con la Federazione Italiana Football Sala, insomma, adesso sei anche commissario tecnico della nazionale, quindi hai cambiato anche veste, pur sì, essendo ancora giocatore, perché mi pare, no, che non hai ancora appeso le scarpe al chiodo, giusto? No, faccio ancora mi sopportano ancora come giocatore, nonché, insomma, capitano al TCA Novara, e questa è una cosa che mi fa davvero piacere, insomma, perché quando ti senti giocatore, la carriera, insomma, cerchi di protrarla il più in là possibile. Però davvero, sì, se devo dirti quando è nata questa cosa, penso che sia nata proprio in quel momento lì. Ecco, io ho avuto il piacere già di vedere, diciamo, in anteprima questo docufilm, molto toccante, molto interessante, tra l'altro ci sono dentro anch'io, perché ho avuto il piacere di raccontare tante tue partite come telecronista, intervistarti anche tante volte, quindi insomma per me è stato anche un onore. Grazie. Dire che c'è davvero tutta la tua carriera nel football sala, no? Dentro questo docufilm. Sì, sì, assolutamente così. Devo dire che se posso riassumere il tutto, credo di aver dato tutto me stesso e di aver ricevuto molto di più in cambio, perché non avrei mai pensato di poter veramente togliermi così tante soddisfazioni, anche diverse l'una dall'altra. Quindi, insomma, non sta a me adesso elencarle tutte, chi ha piacere si guarderà il film e credo che sarà proprio una di quelle, tra virgolette, pellicole da far vedere ai nipotini quando sarò nonno, quindi raccontando magari ai nipotini quando il nonno ha fatto qualcosa, se vogliamo, di particolare, ecco. Certo. Bene, complimenti allora Stefano Usai, The King, ma parleremo con te ancora dopo la prossima puntata di Nazionale Football Sala. Benissimo. Sì, anche perché abbiamo un mondiale in Italia nel 2023 da lanciare, quindi molto volentieri.
comunque alla prossima. Alla prossima.